nasconde dietro la Spagna, si nasconde, guarda. Señoras y señores, buonasera, good evening, bonsoir, buenas tardes e benvenuti a Piegaro, welcome to Piegaro. È appena finita la cerimonia di apertura qui a Piegaro del 16° campionato del mondo di kart fishing. Tra poche ore inizierà la sfida sul campo di gara. E allora sentiamo dal CT degli Azzurri Mauro Mittino che tipo di competizione ci aspetterà, com'è questo campo di gara e quali sono le chance della nostra formazione. Allora, il campo di gara è molto bello, lo conosciamo praticamente da sempre, da quando è nato. La difficoltà più grande sarà il numero di concorrenti. 24 nazioni non si sono mai viste qui in un mondiale e qui a Pietrafitta soprattutto. Come dico, quest'anno abbiamo fatto 3 prove di club azzurro qua, simulando un mondiale tutte le volte. Abbiamo fatto finali di campionati italiani vari, i nostri azzurri in qualsiasi occasione hanno vinto i settori. Quindi riteniamo di conoscere bene il campo gara. Poi devo anche cercare di avere fortuna nel maledetto sorteggio, che è determinante perché ci sono delle piazzole abbastanza ostiche per via della conformazione del campo gara. Vuoi ricordarci la formazione degli azzurri? La formazione degli azzurri, le coppie sono Riccardo Fanucchi e Massimo Succi, Ivano De Bortoli e Alessandro Crosato, e poi a causa di un infortunio occorso di recente al nostro Fabio Buccolini si è formata una coppia all'ultimo momento e sono Riccardo Carinelli e con Daniele Ramina. Riserva Massimo Spinello, con Buccolini che farà da osservatore. Non diciamo niente e aspettiamo i primi lanci, okay, e le prime carte. Va bene. Ed eccoci con Riccardo Fanucchi, la nostra punta di diamante, possiamo dire, al quale voglio chiedere che cosa ci aspetta da un punto di vista tecnico con questo lago di Pietrafitta nel 16° mondiale di kart fishing. Sì, ovviamente noi memori dell'esperienza di 3 anni fa dove è stato affrontato il mondiale, sempre qua nello stesso lago, nel bacino di Pietrafitta, abbiamo avuto il tempo di allenarci con le tecniche che in quell'occasione fecero la differenza, quindi la pesca zig rig, ovvero la pesca a mezz'acqua con le spugnette, e anche da non sottovalutare la pesca a fondo, perché ovviamente conterà molto il peso medio delle catture. Noi sappiamo, avendo avuto esperienza qua in questi ultimi anni, comunque abbiamo affrontato qua tutte le tecniche di pesca, le prove di club azzurro, campionato italiano, sappiamo che i pesci che prenderemo sul fondo saranno più grossi di media rispetto a quelli che prenderemo con lo zig rig. Quindi la difficoltà nella scelta tattica sarà di mediare tra queste due tecniche, ovvero lo zig rig e la pesca a fondo. Bene. E la classifica in questo mondiale come avviene? Cioè conta anche il numero dei pesci come da noi oppure? No, nel regolamento internazionale e quest'anno anche nel nostro regolamento nazionale che si è adeguato al regolamento internazionale conta solo il peso complessivo delle carpe catturate. Per questo motivo sarà importante la taglia media delle nostre catture. Certamente. E il numero così eccessivo di coppie in gara potrà creare qualche problema? Sicuramente caleranno il numero dei pesci, del potenziale del numero che noi cattureremo. Noi siamo abituati quando affrontiamo prove di club azzurro
a vincere anche con oltre 100 catture. Qui prevedo che con 30-40 pesci probabilmente si vincerà il settore. Dunque ha preso il via il 16° campionato del mondo di carp fishing qui nello splendido scenario del bacino Enel di Pietrafitta, che per certi versi sembra davvero un giardino, è un'oasi del resto naturalistica molto apprezzata e molto popolata di carpe, anche se il dubbio è che assilla un po' tutti è quello di capire se veramente le carpe risponderanno come sempre in presenza di un numero così massiccio di partecipanti, di pescatori. Infatti sono in gara ben 24 nazioni, ognuna delle quali ha 3 coppie in gara, quindi il bacino è stato riempito in quasi tutte le rive praticabili e quindi c'è una pressione sulle acque di Pietrafitta molto notevole rispetto a quella alla quale sono abituate le carpe. La nostra nazionale schiera dunque 3 coppie, che sono quelle formate da Fanucchi e Succi, da De Bortoli e Crosato e da Carinelli e Ramina. Ma andiamo ora sul campo di gara cercando di vedere cosa succede, soprattutto man mano che le pesate verranno effettuate di norma ogni 6 ore e quindi ci daranno la possibilità di seguire l'evolversi della classifica per nazioni e individuali. Crosato e De Bortoli, soddisfatti perché hanno appena effettuato una bellissima cattura. Crosato. Speriamo che non sia l'unica, perché il peso ci vuole, è indispensabile continuare a catturare e riuscire a recuperare le postazioni che abbiamo davanti. Insomma. Come l'avete presa? A fondo? Abbiamo pescato a fondo, abbiamo il vento a favore e stiamo approfittando del pasturare molto lungo, più degli altri.
e laggiù ci arriviamo soltanto con un singolo innesco, e allora abbiamo approfittato e la cattura vale molto. Avete recuperato almeno una posizione, Edebot? L'idea è quella di recuperare la Croazia, che stanno secondi. Adesso, quando ci sarà la pesatura, vedremo. Comunque siamo lì lì che ci giochiamo almeno il secondo posto per adesso. Nothing. Questa è la Croazia, che è seconda. Beh, dopo un ottimo exploit con lo scappottamento dell'ultima coppia ieri pomeriggio, ieri sera eravamo secondi. Nella notte c'è stata un'evoluzione nelle catture di altre nazioni e quindi siamo scivolati al quarto posto, ma per pochi punti. Dovremmo cercare di catturare almeno 2 o 3 pesci per settore per essere ancora in competizione per il podio. Senti, dal punto di vista tecnico, in questo finale di gara cambierà qualcosa? Cosa pensi? No, la nostra tattica rimane sempre quella. Abbiamo fatto alcune modifiche sia come filo in bobina, infatti stiamo utilizzando fili 18-20 mm per arrivare a lunghissima distanza, quanto il pesce sta ancora stazionando molto molto a largo. In più abbiamo aumentato qualche canna relativamente alla pesca a fondo e non a zig rig, perché a zig rig sta mangiando veramente poco poco poco. Ecco, due bottoli che porta al peso il big fish. Oh, beautiful. Oh, che c'è di fuori?
I got two, huh? Immersione rapida. Ci manca la tara. Per una notte ci prepariamo con delle bombette a fondo. Praticamente dei sacchettini in PVA con dentro dello stick mix e degli inneschi di plastica praticamente, e poi vediamo di fare qualche assetto neutro e qualche canna fuori per vedere se riusciamo a prendere qualche carpa che si stacca dal centro del lago che viene dritto verso l'ansia. Ah, sembra tutto un altro lago questo, perché siamo abituati a fare delle gare vincendo anche con 100 pesci. Qua purtroppo in appena 3 giorni di pesca abbiamo preso 5 carpe e non siamo abituati a questi ritmi un po' avari. Speriamo che l'ultima notte arrivi un po' sulla pastura. Mancherebbero pochi pesci per far bene. È difficile, ma è difficile per tutti. Noi magari possiamo metterci un pizzico di esperienza in più. Questo è il Kazakistan incannato, ma è un posto dove ci sono moltissimi incarichi. Sui 5 kg almeno. Non la buttiamo via, Questo è un pesce importantissimo. Importantissimo. Diciamo specialmente tutto. Insieme al 10 kg di carinelli. Ha catturato un'altra carpa carinelli ramine. Con due carpe dobbiamo fare sui 16-17 kg. Ci prendiamo su in classifica. Speriamo che continui. Mentre il sole sta calando su Pietrafitta, abbiamo assistito ad una duplice svolta, forse molto importante per le sorti del nostro team. Carinelli e Ramina, che erano indietro, erano in decima posizione, nel giro di pochi minuti hanno preso due carpe per un totale di 17 kg e verosimilmente guadagneranno diverse posizioni. E anche Fanucchi e Succi hanno preso una bella carpa stimabile attorno ai 5 kg che dovrebbe farli risalire delle posizioni. Quindi pare che l'attesa mossa delle carpe a mezz'acqua sul calare del sole stia avvenendo. Non ci resta che aspettare con ansia la prossima pesata, quella di mezzanotte e mezzo. Come li avete presi questi due? Sempre pescavo a zig-rig. 5 metri. Diciamo che la tecnica che eravamo impostati all'inizio e sta ancora dando profitto, quindi per la notte andremo giù in fondo e poi vedremo domani mattina all'alba. Grande qualche altro pesce. Mauro, come siete? Ho
così arrivati, cari amici, all'ultima mattinata di gara. Ormai mancano poche ore alla fine di questo campionato del mondo. Il villaggio qui al raduno di Pietrafitta si va animando e noi andiamo a vedere, a riepilogare come sono andate le cose durante queste tre giornate molto belle di pesca. Fino dall'inizio al comando è scattata la Croazia. La Croazia che, bisogna dirlo, ha avuto due picchetti favorevoli nei settori B e C. Nel settore A, pescando al 6, ha fatto una bella gara la coppia croata. Le coppie croate sono sempre state nelle prime tre posizioni di settore. I settori naturalmente sono tre, con 24 coppie ciascuno, e quindi hanno sempre avuto delle penalità molto basse, intorno alle 6, 7, 5 penalità, eccetera. La squadra azzurra si è battuta per il podio, perché alle spalle della Croazia c'erano 4-5 squadre, ci sono 4-5 squadre che stanno lottando racchiuse in pochissimi punti. Si tratta dell'Inghilterra, del Belgio, della Francia, dell'Ucraina e dell'Italia. L'Italia è arrivata ad essere seconda, poi è scivolata in quinta posizione, poi è risalita. Ieri sera, come abbiamo visto, alcune belle catture sembravano aver dato la svolta, poi però ancora una volta, per la terza volta consecutiva, la notte non ha portato carpe ai nostri azzurri. E siamo all'ultima rilevazione, quella di stamattina alle 6:30, siamo di nuovo in quarta posizione, quindi ai piedi del podio. La classifica vede la Croazia in testa con 4 punti, seguita dalla Francia con 11, dal Belgio con 12, l'Italia è a 20 e dietro c'è l'Inghilterra con 21 e la Russia con 23. Quindi è una lotta appassionante, bastano 2 o 3 catture per ribaltare la situazione. La classifica individuale vede in testa naturalmente una coppia croata, quella con Banai e Jakopcevic, che hanno un primo con 119 kg, seguita dalla coppia francese Farge Neira con 104 e da un'altra coppia croata, Delic e Stanic, con 72. Dobbiamo scendere fino all'11° posto per trovare Crosato e De Bortoli, con 4 penalità, che hanno comunque il pesce più grosso, 17 kg, mentre Fanucchi e Succi sono 18esimi con 6 penalità e Carinelli, Ramina, 28esimi con 10 penalità. Ma andiamo ora a vedere lo sprint finale che assegnerà il titolo e il podio. Finito il 16° campionato del mondo di carp fishing. Nell'ultimo turno sembra non ci siano state grosse sorprese, purtroppo gli azzurri non hanno bollato e quindi sono lontani dal podio. La Croazia dovrebbe aver portato in porto un meritato successo, mentre per il secondo posto c'è questa lotta tra Francia e Belgio. Voglio ringraziare tutti quanti, in modo particolare tutti gli atleti, la federazione e il comune di Piegaro che ha contribuito a questa manifestazione. Terza coppia classificata, la Croazia. Premia il
presidente della FIPS, Ugo Claudio Matteoli. Ed eccoci in conclusione di questo 16° campionato del mondo di carp fishing. Sono qui con i tecnici della nazionale, Mauro Mittino e il suo vice Vanni Pirani. Allora, l'Italia è arrivata quinta, e allo sprint è stata superata anche dall'Inghilterra. Comunque quello che importava era il podio e purtroppo questo obiettivo non lo abbiamo centrato. E siamo un po' delusi, Mauro? Giocavamo in casa? Ci credevamo con tutte le forze, però la notte è stata traditrice e non ci ha consentito di avere catture su due dei tre settori di gara. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, ci sarà tempo per analizzare le cose. Perché soprattutto di notte abbiamo avuto questa defiance? Vi siete fatti una ragione oppure è ancora presto? Sì, il fatto che il pesce, visto la pressione di pesca, non si è allontanato in pratica, si è messo in mezzo al lago, è venuto fuori un pesce qua e un pesce là, noi siamo rimasti purtroppo svantaggiati. E in effetti gli azzurri qui alle carpe del lago di Pietrafitta gli danno del tu, si può dire, perché ormai le conoscono quasi per nome. Purtroppo qualcosa non ha girato, però bisogna dare anche merito agli avversari perché è un lotto di 24 nazioni ormai agguerritissime e dobbiamo dare merito a questa Croazia che veramente, forse anche un pochino avvantaggiata dal sorteggio, però ha veramente dominato questo campionato e ha meritato di vincere.